Negli Stati Uniti le fondazioni principali che nascono per cominciare a finanziare questa macchina da guerra per la distruzione degli stati, delle leggi e dei cittadini sono le fondazioni Rockefeller, la Olin, la Volcker, Atlas, Coors, quello delle birre. Cominciano a dare miliardi agli economisti che cominciano a strutturare il pensiero che poi verrà venduto alle università e dalle università verrà venduto alle istituzioni che fanno i master per la classe dirigente e da lì dentro ai ministeri di tutti gli stati che contano. Okay? Cominciano a oliare con un sacco di soldi questa roba. In Europa un economista austriaco che si chiama Friedrich von Hayek, anzi Friedrich Hayek, fonda una istituzione, una società che è poco conosciuta, o quasi nessuno la conosce, si chiama la Mont Pelerin. La società Mont Pèlerin, che diventa il centro ideologico di questa riscossa del vero potere. Ci sono altri di queste istituzioni che nascono specialmente in Inghilterra, l'Institute for Economic Affairs, il famoso, notorio, famigerato Adam Smith Institute. In Italia, non perdiamo tempo, nel 1957 nasce il COA, che è QOA, Cagliari, Udine, Otranto, Ancona, che è questo stranissimo posto che nessuno conosce, però guarda caso dal cuore sono usciti Marchionne, Doris, Profumo, la Marcegaglia, sono usciti tutti i grandi Montezemolo, chissà perché guarda caso da lì escono tutti questi uomini che poi prendono in mano le redini del potere, che poi prendono in mano le redini della politica, le grandi banche, eccetera, eccetera. Cominciano a fare questo lavoro, cominciano a oliare queste teste. In Italia nasceranno anche altre di queste istituzioni, Prometeia, Andreatta, l'ARE, il CMSS, ICER, Bruno Leoni, Istituto Bruno Leoni, Nomisma di Prodi, Acton, eccetera. Quindi nascono anche in Italia questi gruppi di studio, fondazioni oliati da miliardi. Sempre, ripeto, per creare queste classi dirigenti, per portare avanti queste ideologie, vedremo le ideologie che porteranno avanti, la vediamo fra un attimo, l'ideologia che deve distruggere gli stati, le leggi, i cittadini sono già sulla via della distruzione, per quello che ho detto prima. Arrivano altri protagonisti di questa storia, molto rapidamente, giusto sempre per dare l'idea dei nomi, perché non si deve pensare che questa è una storia di complotti immaginari, del potere, chi è il potere? No, qui ci sono i nomi, stiamo dando i nomi. Allora, negli Stati Uniti due economisti prendono piede, qui cominciamo già a essere negli anni 60-70, due economisti, uno si chiama Karl Brunner di origine tedesca, l'altro è Milton Friedman. Sono due uomini dell'estrema destra economica che cominciano a masticare una questione che diventerà famigerata dappertutto, questa storia del debito pubblico, dell'inflazione, cominciano a pubblicare questi strani rapporti, questi strani libri che parlano di questo pericolo che è l'inflazione, che è il debito pubblico e cominciano pian piano a infiltrare dentro ai seminari delle facoltà di economia dell'università questa idea che c'è questo pericolo che minaccia gli stati, l'inflazione, il debito pubblico. Sono loro che fanno il grandissimo lavoro per creare questo che poi diventerà, ne parlerò dopo, un fantasma, uno spauracchio per paralizzare gli stati. Fanno un lavoro grosso, Friedman fonda a Chicago una scuola di economisti che si chiamerà le Chicago Boys, sono diventati molto famosi perché sono diventati poi coloro che hanno sostenuto ideologicamente tutti i regimi economici di destra, ma non solo i regimi economici, anche i regimi militari. Friedman era un cocco di Augusto Pinochet, tanto per dire che bel personaggio che era. In America devo citare un'altra fondazione importante perché è la fondazione Heritage, che a noi italiani dice poco ma ha avuto una grandissima influenza anche in Italia. Un giovane americano, Ed Fulmer, all'inizio anni 70, comincia a pensare a un'idea che diventerà fondamentale per la gestione della politica. E lui comincia a dire, sì, tutti questi personaggi che abbiamo sentito prima, no? Monnet, Schumann, Peru, Rueff, ne ho aggiunto un altro, Friedman, Brunner, tutti questa gente qua, bravissimi, stanno pensando delle cose molto giuste per riportare l'elite al potere, ma sono lenti, dice Fulmer, no? Qui bisogna fare una. Allora, fonda questa fondazione, la Heritage Foundation.
questa fondazione ha una chiave di svolta. Lui capisce che bisogna sintetizzare delle idee semplici, veloci, fruibili, veloci, rapide, per dei politici che vanno di fretta. Infatti il suo motto è idee svelte per politici che vanno di fretta. E comincia così l'industria delle lobby. Ma credete, da dove è partita? Da questo. I lobbisti chi sono? Sono dei personaggi molto ben finanziati che scrivono questi papers, questi rapporti, dove in tre parole dicono ai politici immigrazione questo, questo e questo, problema inflazione questo, questo e questo, disoccupazione, sottoccupazione, flessibilità del lavoro, ta, 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 ta. E i politici di fretta, sulle auto blu, mentre vanno in Parlamento, hanno poco tempo, leggono queste cose, tac, queste sono le idee da mettere in pratica, li nutrono con queste idee. Questo è il grande salto del lavoro delle lobby di queste fondazioni, diventano molto veloci. E questo è quello che succede in Italia, tutti i giorni, con i nostri politici, che sono assediati da questi personaggi. E molto spesso, quando sentite delle dichiarazioni in televisione di un politico qualunque, che sia italiano, francese o tedesco, ripete a memoria i messaggini mandati da questi personaggi, costruiti da questi personaggi, perché sono efficaci, perché fanno presa sul pubblico, perché pensano anche a una buona comunicazione. Devo citare altre due cose per concludere la prima fase della riscossa del grande potere. Siamo ancora negli anni 70 a questo punto. Devo citare due nomi, uno è Lewis Powell e l'altro è gli altri tre nomi che aggiungo, quindi quattro, sono Samuel Huntington, Yoy Watanuki e Crozier, un francese, Michel Crozier. Chi sono questi personaggi? Beh, il processo sta andando avanti, no? Stiamo arrivando a una fase in cui queste idee per la riscossa delle elite economiche e la distruzione degli stati, leggi e cittadini stanno veramente per sbocciare nel successo. Stiamo arrivando agli anni Ottanta, che è il momento in cui sboccia tutta questa roba, ok? Vi ho detto prima che c'è un momento di latenza, è come un virus dell'influenza, no? Ha una latenza. Gli anni 60, 70 sono stati la latenza, negli anni 80 sboccia la malattia completa. Okay? Ancora quindi, prima degli anni 80, devo citare questi personaggi. La Camera di Commercio americana vuole dare un'ulteriore spinta a queste idee, incarica un avvocato che diventerà giudice della Corte Suprema americana, Lewis Powell, gli dice devi scriverci un memorandum dove detti i passaggi finali della nostra riscossa, una volta per tutte. Questo uomo scrive un rapporto, sapete di quante pagine è? 170, 300, 500, 11. 11 pagine scrive. Questo è il pregio delle destre economiche. Sono semplicissimi, dicono tre cose, e queste tre cose le può mettere in pratica un coreano, un giapponese, un italiano, un francese, sono semplici, sono chiare, non sprecano tempo. 11 pagine. E in queste 11 pagine Lewis Powell scrive: il nostro contrattacco deve essere organizzato in questa maniera. Ci organizziamo, pianifichiamo nel lungo termine, dobbiamo essere disciplinati per un periodo illimitato, essere finanziati con uno sforzo unificato, dobbiamo essere competenti, le nostre presenze nei media, nei convegni, nell'editoria, nella pubblicità, nelle aule dei tribunali, nelle commissioni legislative dovranno essere superbamente precise e di eccezionale livello. Questo uomo aiuta a fondare quello che già Fulmer aveva fondato. C'è questo lavoro di queste persone che si infiltrano dappertutto, non fanno come noi che sprechiamo il nostro tempo a fare le cose a 5 stelle o le feste di piazza, questi lavorano nel silenzio 24 ore su 24, si infilano dappertutto, sono finanziatissimi, finiscono dappertutto, nei tribunali, aule legislative, diventano magistrati, diventano giudici, diventano politici, diventano economisti, consiglieri, diventano i burocrati di ministero, si infiltrano dappertutto, le loro idee arrivano dappertutto, ma soprattutto Powell fa una cosa che è incredibile, lui dice testualmente dobbiamo colonizzare tutti gli editori che pubblicano i testi di economia, perché quei testi finiscono nell'università e i nostri testi devono finire nell'università. Questo dice Powell. E questo è successo, non c'è più una facoltà di economia nel mondo occidentale che non insegni il solito dogma neoliberale che vi poi esporrò fra poco. Li hanno colonizzate tutte, ok? E arriviamo agli altri tre. Siamo al 1975, la commissione trilaterale, che non è un gruppo di cospiratori oscuri, ma è una cosa alla luce del sole, Stati Uniti, Europa, grandi nomi dell'economia e della finanza degli Stati Uniti, Europa e Giappone. Commissione trilaterale incarica questo Samuel Huntington,
Yohei Watanuki e Crozier, Michel Crozier, di stilare l'ennesimo rapporto che loro chiameranno la crisi della democrazia. E in questo rapporto si leggono delle cose che raggelano il sangue. È stato scritto nel 1975. Raggelano il sangue. Scrivono: la storia del successo della democrazia sta nell'assimilazione di grosse fette della popolazione all'interno dei valori, atteggiamenti e modelli di consumo della classe media. Cioè dicono: volete avere una democrazia funzionale al potere, dovete prendere dentro il maggior numero di persone possibili nell'esistenza commerciale e nella cultura della visibilità, assimilare grosse fette della popolazione all'interno dei valori, atteggiamenti e modelli di consumo della classe media. Per ammazzare la democrazia partecipativa, semplice, scrivono: il funzionamento efficace di un sistema democratico necessita di un livello di apatia da parte di individui e gruppi. Ciò è intrinsecamente antidemocratico, purtroppo, ma è stato anche uno dei fattori che ha permesso alla democrazia di funzionare bene. Necessita di un livello di apatia da parte di individui e gruppi. Cioè dovete diventare degli stupidi apatici che non partecipano. Questo scrivono nel 1975. C'era un problema in quegli anni, no? L'abbiamo appena detto, c'era una forza lavoro che ribolliva, c'erano i sindacati che facevano ancora, per poco, ma ancora il loro lavoro. Distruggere i sindacati. Per distruggere i sindacati dobbiamo attaccare il radicalismo della lotta. Capiscono questi uomini che è il radicalismo delle idee il nemico del potere, mentre invece l'amico del potere è il riformismo, caro Rutelli, caro Veltroni, è il riformismo. Il radicalismo è il nemico del potere. E sentite cosa scrivono nel 1975. Quando il radicalismo perde forza, diminuisce il potere dei sindacati di ottenere risultati, dobbiamo inventarci la concertazione. Essa produce disaffezione da parte dei lavoratori che non si riconoscono in quel processo burocratico e tendono a distanziarsene. E questo significa che più i sindacati accettano la concertazione, più diventano deboli e meno capaci di mobilitare i lavoratori e di mettere pressione sui governi. Zac. Concentrazione, fregare i sindacati e i lavoratori, 1975, ecco il precariato, arriva poi da lì, cioè hanno reso plausibile l'inimmaginabile. Il lavoro è esattamente come i globuli bianchi, senza lavoro muori, senza globuli bianchi muori. Precarizzare il lavoro vuol dire precarizzare i tuoi globuli bianchi, sembra possibile, eppure l'hanno fatto, hanno reso plausibile l'inimmaginabile. Ora, tutto questo lavoro che viene fatto negli anni 70 per infiltrare le università, per infiltrare i centri di insegnamento di questi gruppi che ho citato, queste fondazioni che ho citato, tutto questo lavoro arriva poi finalmente a una fruizione politica. Fra il 1979 e il 1981 quattro personaggi arrivano al potere nelle nazioni che contano: Ronald Reagan in America, Margaret Thatcher in Inghilterra, François Mitterrand in Francia, Helmut Kohl in Germania. Hanno fatto poker. Hanno fatto poker. Il mondo è in mano a questa gente. Fra lo 79 e l'81 si celebra la vittoria del ritorno al potere delle élite assolutiste che per 4.000 anni avevano dominato l'umanità. Questi sono i loro alfieri politici, completamente comandati, naturalmente. Ok? Si sono riusciti a comprare il destino di milioni di persone come noi, vedrete fra un po' che cosa ci hanno fatto, lo vedrete fra un pochino cosa ci hanno fatto. Vi cito una frase di un economista francese che è un pentito, perché lui è stato dentro a questo lavoro come consulente di grandissimo prestigio, ha pagato milioni ai tempi. Si chiama Alain Parguet. E lui ha scritto questa frase: neppure Marx avrebbe mai osato immaginare quello che i soldi poterono ottenere. Comprarsi il sostegno elettorale a un sistema di oppressione dei cittadini e di schiavitù di intere nazioni. Questo succede. Ora, attenzione. Attenzione, poi facciamo un intervallo.